Giovedì 7 maggio 2015, io sono Bella Shahmirza e questo è Good Morning Milano. Buongiorno a tutti. Dopo la strage del 9 aprile in tribunale, la Corte di Appello di Milano ha deciso di incrementare i controlli in tutti i quattro gli accessi. I controlli verranno effettuati in maniera casuale, coinvolgendo anche magistrati, avvocati e personale amministrativo. Inoltre è stata segnalata la necessità di installare i tornelli con un apposito badge e di nuovi dispositivi metal detector. L'amministrazione comunale ha messo a disposizione una mail e un numero di telefono per i cittadini che avessero subito danni in seguito agli atti violenti incorsi durante la manifestazione di venerdì 1 maggio, a ribadire ancora una volta la condanna contro chi manifesta in modo violento. Cittadini e commercianti danneggiati possono da oggi, giovedì 7 maggio, chiamare un apposito numero, che sarà attivo da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 16, oppure mandare una mail all'indirizzo nessunotocchimilano@comune.milano.it per avere ulteriori informazioni. E ora passiamo a parlare di cibo. Una nuova iniziativa per tutti i milanesi. Per 8 mesi 50 nuovi mezzi verdi, elettrici o a pedali saranno disposti alla vendita del cibo per strada, muovendosi liberamente per tutta la città. Lo street food è una realtà già affermata in molti capitali europee e mondiali, un sistema che oltre a favorire la scoperta dei gusti e sapori delle varie regioni italiane e del mondo consente di coniugare tutto questo in un sistema innovativo e ecologico. E da buoni italiani chiudiamo sempre in tema di cibo. La rassegna agroalimentare Tutto Food 2015 ha chiuso ieri a Rho Fiera con numeri da record. Grazie all'iniziativa moltissime aziende medio-piccole di qualità hanno avuto l'occasione di accedere ai mercati che altrimenti li sarebbe stato difficile raggiungere. Gli ottimi risultati rivelano una notevole richiesta di prodotti italiani nel mondo, poiché hanno la reputazione di prodotti naturali, sicuri e di qualità. La prossima edizione di Tutto Food, la sesta, è in programma per 2017. Per oggi è tutto, io sono Bella Shahmirza e vi auguro una buona giornata. Ci vediamo domani con una nuova puntata di Good Morning Milano.